Bella ragazzi, sono il Dragoro e siamo tornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim, se va bene, buonanotte, di Golden Sun 2, l'era perduta. Siamo tornati a Yharnam, come potete vedere, e è il momento di esplorarla a fondo. Cominciare dalla INN, visto che abbiamo fatto un'esplorazione solo esterna, ma non all'interno delle case. È una locanda, che no, grazie. Vabbè, a parte loro due, però vabbè, non è che... Senna. Perfetto, beh, siamo messi benissimo. Allora, vediamo un po'. La palude Taopo è asciutta. Ora è inaccessibile. Quel che è peggio, senza acqua non possiamo prendere più i deliziosi pesci di montagna. Ok, posso vedere cosa c'è qui? Un elisir, così. Va bene. Poi se non sbaglio... Ah, qui si va molto probabilmente verso la palude, ma non è questo il caso. Non so se... Ah, ok, questo è il percorso ancora quello famoso dello scorso episodio che... Cos'è? Ok, qua non so perché c'è questa salita. Ah, per andare di qua. E scusate. Ah, vabbè, una roba messa così. Strano che anche ci sia solo... solo questo pezzo, ma non, no, non credo. Qui sono sicuro che... Eccolo, il guaritore. Qui una casa, presumo. Sì, infatti. Bel tempo si lamenta perché non può lavorare, dice che manca la pioggia. Beh, ma ci pensiamo noi. Ok, questa mi sembra una casa molto particolare. Ehi. Questa è la forgia del fabbro Beltempo, il miglior fabbro di Wayard. Ma Beltempo non lavora adesso, perché manca la pioggia, presumo. Che è questo? Vuoi che crei qualcosa di speciale? Anche sì, grazie. Guarda là. Hai preso questo materiale per me, vero? Ora che ho visto quel materiale, devo lavorare. Quale strumento hai bisogno di me? Non so se è questo. O questo. Però questo è lavorabile. Non lo so. Allora, prima di fare una cagata in monte, in monde, io salverei. Così, perché se facciamo una casata almeno possiamo risolvere. Non so, io credo che dovremmo fare pietra lacrima, ma non ne sono sicuro. Però mi sembra di aver letto che dovremmo usare questo qui. Sì. Vediamo. Ok. Quindi? Non so decidere che cosa farò con questo. Strano, ma non lo so mai finché non inizio a lavorare. Qualcosa ha ispirato mio padre a lavorare. Fai salti di gioia. LOL. LOL. No, ragazzi, c'è un bug? Guarda! Cioè, praticamente noi tipo togliamo la luce. Ma che roba? Va bene. Non so che cosa... allora qui mi sa che dobbiamo aspettare, presumo. È da tanto che non lavoro, sono felice, cosa potrei fare? Mi sa che dovremo aspettare. Ecco lì, goccia d'olio, così a caso, tanto per cambiare. E... Niente. Qua. Niente. Ok, allora mi sa che dovremo aspettare. A meno che non facciamo direttamente così. No, eh? No, allora dovremo aspettare. Ok, allora qui ritorneremo poi. Lì c'è una grotta. E c'è sto coso. Che non credo sia spostabile. No, non è spostabile. Ma...
Quest'albero c'ha, cioè questo tronco c'ha qualcosa di strano. Tremore? No. Ma lo vedi che è anche tagliato a metà? Non lo so qua cosa. Non so se è fatto apposta o se tipo ci serve una psi energia. Non lo so. Comunque, beh, visto che lì c'è una grotta, andiamo a vedere che grotta è, ma c'è la. Ma come facciamo ad arrivare là? Non lo sapremo mai. E c'è anche una. Vabbè, quante robe. Allora, per andare di là, non lo so. Come faccio ad arrivare per di là? Facendo un giro assurdo, però. Di giri assurdi. Dovrebbe essere la stagione della pioggia, ma non vedo pioggia. Negli ultimi tempi è stato davvero secco, anche la paura. Ma quindi che cosa mi state dicendo? Che dobbiamo andare alla palude? Il che avrebbe anche senso. Yep cantava tre canzoni, ognuna era per una situazione diversa. Ti piacciono le canzoncine? Sì. A me non piacciono così tanto, le parole non hanno senso. È quella stupida danza che dovevamo fare. Ma è la via per rompere le mura, quello. Guarda, scommetto 1000 euro che è anche il percorso per andare alle mura. A sto punto andiamo verso la prossima zona che. Qua è un po' incasinato. Non vorrei dire, ma credo che sia qui, la prossima zona che dobbiamo andare. È la zona della palude. Qui guardo se c'è qualcosa, no. Sta roba, beh, proprio non possiamo andarci, va bene. Però oltre a quella del fabbro cosa c'era? Niente, a parte la locanda. Ah, se qua è morto subito quello. Perfetto, perfetto. Gelo sacro. Aia. Perfetto. E che giro dobbiamo fare qua? Eccola. Qualche roba. No, io so che qui andremo a finire da qualche parte. Che siano le paludi? C'è solo un modo per scoprirlo, a meno che non si trovano mila. Cioè che sia da un'altra parte. Però abbiamo ancora. Aspetta, cosa c'era di là? Mi ha aperto lo zombie. Abbiamo esplorare anche il pezzo da Antartide, ragazzi, se vi ricordate, ma quello credo che dovremo andarci più in là. Quella è la palude. Guarda, ci scommetto quel che vuoi. È per forza. Che vabbè, che musica. Però un attimo che ho un dubbio se qui ci si può trovare. Un Dijin? No, non mi sembra che ci sia. Cazzo, c'è un Dijin qua, però non so che Dijin dovrebbe. Dijin Venere. Il suo nome è Fiore e si trova. È dentro a una grotta e c'è da fare un po' un casino, ok, ma facciamo un passo alla volta. Ok, qui sappiamo che c'è un Dijin, che è il nostro. Vacca miseria. Allora, qui spostamento. Non rilevazione. Ah.
Ok. Moriamo, ragazzi. Facciamo un quick save. Sì, cazzo. No, ragazzi, io non... Però sono curioso di sapere che cosa succede se tipo andiamo a fondo completamente. Però vabbè, non voglio rischiare. Ma di solito nelle paludi non è che se facciamo acqua? Assolutamente no. Allora va bene, allora mi sa che dobbiamo entrare qua dentro e la porta è qui. No, merda. Dai. Che ci impieghi 1000 anni a togliere delle foglie. Eccola qua. Un'essenza. Ci serve pala. Pietra lacrima. Ma che servono? Poi io non ho capito cioè che cosa dovrebbe essere. Va bene. Scusate. No, è strano che ci sia solo questo pezzo. A meno che non dobbiamo per forza andare per di qua. C'è qualcosa di qui? No. Aspetta, qui ci sono delle bolle. Non vo... Allora, io ho questa teoria. Non è che se andiamo dove ci sono le bolle ci rispediscono in alto? O sbaglio? Cazzo, ho un dubbio troppo forte. No, ma qui mi sa che rischiamo la vita e di più. Quindi faccio un save abusivo. Allora. Ok, prossima zona è quella là. Eccola. LOL. E qui dove dovrebbe essere così? Ma cos'è? Uno, due. Ah, che è proprio così. Sì, infatti questi ci spediscono in alto. No, allora lì mi... No, è una roba vuoto. Mamma mia, che cosa molto abusiva che stiamo facendo. Ma io non so neanche se stiamo andando nella parte giusta, eh. Merda, merda. Cazzo, che ansia. No, non è qua. Merda. E adesso? Proviamo per di qua. Ok. Ma come faccio ad arrivare per di là? Ok. Allora. Uno, due, tre. No, è più vicino quello, credo. Infatti. Oh, ci siamo. Ci siamo. Che cos'è? Aspetta, fammi fare save perché qua è qualcosa di allucinante. Allora. Cacchio. Dijin. Crescita. Facciamo anche di qua visto che ci siamo, ma tanto so che dovremmo rifarlo. Ok. E c'è anche una porta di là. Non lo so. E devo anche sistemare il Dijin. E adesso lo sistemiamo. Ridammi il mio eco. Perfetto.
Non è che forse si trova qua il Dijin. Non so dov'è. Dovrebbe essere un po' più giù di qua. Sto coso? Non si sa. No, io ho troppa paura. No, scusate se faccio mille salvataggi abusivi, ma sul serio, io ho paura. Cioè, più che altro di sbagliare, di fare un casino. Ehi, chi è qua? Cioè, ragazzi, come ho detto, vorrei finirlo al 100%, come del resto il primo capitolo. Ok, cos'è sta roba? Ma che... Ah, LOL, lollissimo. No, abbiamo fatto un giro per poi. Non era questa la zona. Grandioso. Ma guarda, perché dovevamo cadere per di qua. Sicuro. Aia. Ma io non so. Aspetta, qui dove siamo entrati forse. Proviamo per di qua. Se no, no, questa è la stessa. Aspetta. Ehi. Però c'è sta roba. Vabbè, buttiamoci a sto punto. Però non so se abbiamo... Mi sa che abbiamo saltato un paio di cosette. Eccola, guarda, ancora sta cazzo di roba. Adesso bisogna aspettare. E farlo adesso. Adesso guarda che ci sarà un altro bug. Eccolo, guarda. Tacchete. Proprio nel vuoto, E qui ci dobbiamo per forza buttare, perché qui non c'è un'altra strada o qualcosa. Per arrivare di là. Non lo so. Buttiamoci. È una... No. Quanti mostri per essere una palude. Ah, ok, ma qui non... Qui, ok, qui proprio non c'è niente ed è una roba... Ok, tanto così. Va bene. Abbiamo fatto un doppio giro, quindi probabilmente non è questa la zona. Andiamo a prenderne un'altra. Se ci riusciamo. Ok, allora bisogna... Ok, no, forse dovevamo andare per di là, Questa è ovviamente un'altra strada. Cos'era quel suono metallico? Aia. E... Nulla. Vediamo se qui c'è qualcos'altro. Grande seme di robo. E anche qui ovviamente non ci sarà niente. C'è una porta? Ovviamente no. Però niente.
Ma chi è questo sto suono metallico? Cazzo, io no, qui ho troppa paura. E aspetta, questo qui è il momento del Dijin. Cazzo, no, non è questo. Allora, non so dov'è. Cadere sulla seconda pista da sinistra. Ma dove le vedi? Qui bisogna ma non so dove cadere. Senti, io faccio un altro save veramente. Andiamo per di qua. Aia. Ok. Ah, forza aiuta. Ma che cosa ha troll? Troll feroce. Ma non è neanche potentissimo. Infatti con 3 colpi è morto. Ok. Oh, 21 minuti già. Guarda qua. In quanto ne passa il tempo. Per forza poi faccio tipo video da mezz'ora. E come faccio ad arrivare per di qua? Scusate. Non lo so. Però credo che dovremmo fare... No, merda. Una roba... Ah, ecco. Aspetta. Così. Eccolo. Eccolo, il Dijin è lì, davanti a noi. È davanti a noi. Cazzo, la soddisfazione. Ma ragazzi, lo prenderemo nel prossimo episodio. Quindi, per questo episodio di Golden Sun 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rendere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco allucinante, di altri giochi. Cazzo ragazzi, sto sudando come se non ci fosse un domani. Di lasciare un like se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando anche di commentare dicendo consigli e cose varie. E mi raccomando anche di condividere il video. E noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Golden Sun 2, l'era perduta. Bella.